Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina del Tavola Consiglia. Stasera vi farò un dolce che in circa un'ora e mezza è pronto, ma senza forno e senza niente. Allora, prima di tutto iscrivetevi subito a questo canale e mettete un bel like a questo video perché tanto è bello, ve lo dico io, guarda, fidatevi di me. Secondo, andate a vedere subito in info box perché ci sono i link per seguirci anche su Facebook, io, e Instagram, lei. Io. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di 300 grammi di biscotti. Ora, io ho preso i Digestive, però volendo potete prendere gli Orosaiva, frollini che avete in casa, Rimasugli, non so se vi capita mai, a me sempre, che vi chiedono i biscotti, mi prendi quelli, mi prendi quell'altro, e poi vi rimangono tutti i biscotti nelle bustine, tutti i biscotti misti, io unisco tutto e ci faccio la cheesecake. Fatto. Allora, dicevo, 300 grammi di biscotti Digestive o similari. Poi abbiamo bisogno di Nutella, che però io adesso l'ho messa qui già a bagnomaria, ma ce l'ho un altro barattolo pronto. E voilà! 40 grammi di Nutella e 150 grammi di burro a basso contenuto di colesterolo, perché qua insomma voglio dire a colesterolo. Questo è per il fondo. Ma voi direte, ma che cosa prepari? E mo ve lo dico. E un attimo, adesso ve lo dico. Poi invece, per quanto riguarda il ripieno, abbiamo bisogno di 700 grammi di Philadelphia, 500 grammi di Nutella, io ho l'altro barattolo già aperto che sta a A bagnomaria. bagnomaria sui fornelli, esatto, e 300 grammi di fragole fresche. Ora ve lo posso dire, ma l'avrete, chissà, ha capito. Farò una bellissima cheesecake alla Nutella e fragole. Benissimo, iniziamo subito. Iniziamo subito. Allora, io intanto vado a frullare i biscotti, sciogliere il burro nel pentolino perché va liquefatto, pulire e fare a pezzettini piccoli piccoli le fragole. Ci rivediamo qui tra poco. Allora, il nostro biscotto è frantumato. A questo punto lo mettiamo in una ciotola. Scusate il rumore. Voilà. Ci mettiamo il burro. Ah, c'era il fondo. Vabbè, poco importa, insomma, un pezzettino. E ci mettiamo la Nutella che io ho messo a bagnomaria, quindi 50-40 grammi. Sì. Noi abbiamo già fatto diverse cheesecake, Sì, tantissime. però questa ha Tantissime. avuto una bella idea a farla così. Vero? Sì. Allora, proviamo intanto con questa quantità, che più o meno penso che ci siamo. Infatti, mazzo, che occhio ragazzi, che occhio! Fortuna, tutta fortuna. Quindi vado a mescolare tutti gli ingredienti. Questo adesso è morbido morbido, quindi si scioglie tranquilli. Una volta mescolati, rivestiamo uno stampo da 20 con carta da forno e andiamo a fare il fondo, ma poi vi faccio vedere come. Intanto mescolo. Allora, siamo pronti. Ho foderato lo stampo con carta da forno, ho fatto prima un disco per il fondo e poi ho fatto due strisce che si sono unite per i lati. Vado a versare il mio composto. Facendo in modo che aderisca anche, scusate, è vero, non, se no non vedi, alle pareti, in questo modo qua. Poi dopo con un bicchiere, con uno stampino andremo a versare, riempire. Vi faccio vedere come. Ecco,
cerchiamo di far sì che si faccia il bordo alle pareti, attaccato alle pareti. Quindi okay? Stiamo facendo sia fondo che bordo. Esatto, sia fondo che bordo. Vi consiglio, anche se lo stampo deve essere a nastro perché si apre più facilmente per una cheesecake, di mettere comunque la carta da forno. È vero che una volta che va in frigo, che si solidifica, non succede più nulla, però a me è successo una volta che ho fatto magari il bordo un pochino troppo fino e si è aperto, quindi ragazzi, onde evitare. Mi raccomando, spingete bene verso le pareti, perché come deve essere ben compressato il fondo, deve essere anche ben compressato tutto intorno, tutto il bordo. Fatto questo, ci rivediamo tra un attimo e lo mettiamo in freezer, sì, scusate, in frigo per mezz'ora. Eccoci pronti. Allora, mentre il nostro fondo è nel frigo, noi cominciamo a preparare la crema. Mettiamo la Philadelphia o formaggio similare, voglio dire, ce ne sono di buonissimi. Potete anche farlo voi con la nostra ricetta. Anche, che viene molto più denso. Vi metto anche il link della nostra ricetta del Philadelphia, fatto in casa, nella info box. Allora, di questo non ne serve tutto. Eccolo qua. Ok, adesso ci vuole la Nutella. Oh, adesso arriva la parte che ti piace tanto, golosa. Se per voi è poco dolce, potete aggiungere un po' di zucchero a velo, ma con la Nutella, ragazzi, poco dolce è un eufemismo. Ok, diciamo che con la Nutella tutto è più buono. Sì, la Nutella è la Nutella. Ci vediamo a composto amalgamato. Sì, ci vediamo a composto amalgamato. Eccoci qua, il nostro fondo è pronto e a questo punto, come vedete, la nostra miscela di Philadelphia e Nutella è diventata così. E adesso la mettiamo ben bene. Deve diventare alta alta, eh? Che spettacolo! Cerchiamo di fare questo con il cucchiaio, cioè girarlo in maniera che va ad aderire ai bordi e non rimangono le bolle in mezzo, eh? Ora possiamo mettere un po' di fragole. Ah, stratifichi! Eh sì, che stratifico! Che bella sorpresa! Quindi gli danno la freschezza. Quindi quando andremo a tagliare la nostra fetta, vedremo lo strato di fragole in mezzo. Bravissimo! Ottima idea! Mi raccomando, quando le prendete col cucchiaio, scolatele dal liquido, eh! Devono essere, diciamo, io dico secche, ma non piuttosto asciutte. Sì, asciutte, esatto, perché una volta tagliate le fragole, comunque, anche se non ci mettete lo zucchero, danno sempre un pochino di e poi continuiamo a coprire. Giusto? esatto. E allora ci vediamo a torta fatta, a cheesecake pronta. Eccola, non è ancora pronta. No, adesso La mettiamo nel frigo e la lasciamo per almeno un'ora e mezza. Ci vediamo dopo. A dopo. Eccola, è pronta, ragazzi. Guardate che meraviglia. È veramente, veramente bella. E adesso la andiamo a tagliare. Per forza. E la devi assaggiare. Sei il testimonial. Vi ricordo che è senza gelatina, eh?
lasciato la carta sotto. Vabbè, Succede. succede. Eccola qua. Guardate che bella, ragazzi. È proprio bella. Guardate qui le fragole. Qui si vede meglio, la fetta tagliata si vede meno. Sì. Ragazzi, non so se assaggiarla perché Perché? è troppo bella. È troppo bella e non la vuoi Sì, assaggiare? è troppo bella. Mi raccomando, mettete un bel like e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao!